Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo ritrovati in un video recensione di un prodotto molto molto interessante dell'azienda OK. Si tratta ovviamente di un caricatore wireless e un fast charger, carica il vostro dispositivo in breve tempo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Innanzitutto fornisce fino a 10 watt di potenza a un Galaxy S9 e fino a 7,5 watt di potenza ad un iPhone XS. E una particolarità di questo prodotto che lo contraddistingue da altri, ovvero che protegge il vostro dispositivo dal surriscaldamento mentre lo carica. Questo è permesso dai materiali grazie ai quali è appunto costruito questo prodotto. È compatibile con tutti i dispositivi, con tutti i prodotti iPhone e può caricare anche le AirPods. Ma andiamo a vedere sotto, ovviamente con delle immagini, l'estetica del prodotto e andiamo a scoprire anche il prezzo. Vi sono due versioni praticamente di questo caricatore wireless: vi è la versione che riesce a caricare 10 watt di potenza, quindi un fast charger a 20 euro, e poi c'è una seconda versione che viene 15, non cambia di molto se non appunto la potenza. C'è un piccolo accorgimento da fare, ovvero quando si appoggia il telefono per effettuare la ricarica. Se voi appoggiate il telefono un pochino male, non nella zona di ricarica, la ricarica non parte, quindi bisogna stare attenti a dove inserire il telefono. Io consiglio sempre di inserirlo, diciamo, verticalmente nella zona centrale, che è praticamente la zona di ricarica sicura. Questo è un piccolo accorgimento che ci tenevo a fare. Presenta dei LED per indicare se il vostro telefono è sotto carica oppure non sta caricando. Di solito quando di sopra al appunto caricatore non c'è nessun telefono, mostra un LED rosso. Quando appoggiate il telefono e se sta caricando, il LED si cambierà il proprio colore e diventerà verde. Come capire se non sta caricando nonostante ci sia il telefono sopra? Se il LED rimane rosso, non sta caricando. Ovviamente non sto qua ad indicarvi tutte le periferiche compatibili con questo caricatore wireless perché sono tantissime. Io ho un iPhone X e quindi questo è compatibile, ma ovviamente si parte da tutti i Samsung, da tutti i Huawei, addirittura l'AirPods, tutti i tipi di iPhone, ovviamente dall'iPhone 7 in su, iPhone 7 sì, dall'iPhone 7 in su, e successivamente si parla anche di compatibilità con Google Nexus. Ovviamente vi lascio il link in descrizione che porta al sito Amazon di questo prodotto per avere tutte le periferiche compatibili nella descrizione del prodotto direttamente dall'azienda. Come è costruito questo prodotto? Vengono usati, dove si poggia il telefono, dei cuscinetti antiscivolo in modo tale che quando lo appoggiate praticamente il telefono resta fermo e non rischia di scivolare, oppure se lo appoggiate, diciamo, velocemente rischia di scivolare, invece grazie a questi cuscinetti il telefono non scivola. E rischiate, magari voi avete l'idea di poggiare il telefono di fretta, il telefono non scivola perché di sopra ci sono dei cuscinetti, ma magari il caricatore può spostarsi. Questo non succede, intanto si è spento anche il mio Mac perché di sotto ci sono altri cuscinetti che, diciamo, di gomma, e fermano il caricatore in una posizione stabile incollata alla vostra scrivania. Ovviamente non incollato, però per dire, lo mantengono fermo perché appunto le gomme aderiscono alla superficie della scrivania. Ok ragazzi, ho dovuto cancellare dei file perché il computer era pieno, quindi c'avevo l'hard disk pieno, ma comunque adesso siamo di nuovo operativi, ho riacceso il Mac. Sto parlando quindi di un cavo USB che serve per attaccare una presa di corrente, il caricatore wireless. È un cavo micro USB da attaccare praticamente al Mac oppure anche al computer, o ho una porta come ce l'ho io. Io l'ho attaccato al Mac perché così ho tutto sistemato nella scrivania. Comunque è, la lunghezza è di 1 metro. Quindi lo potete attaccare dove volete, basta che sia a 1 metro di distanza e in una posizione abbastanza centrale nella stanza, in modo che quando arrivate non dovete andare a cercarlo ma poggiarlo direttamente sopra e avvierete la ricarica. E ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Il caricatore wireless lo trovate in descrizione al sito Amazon dell'azienda OK al prezzo di 20 euro, ma c'è anche la versione da 15 euro. Io direi di andare a commentare che ne dite, magari dirmi il vostro parere, di mettere like al video e di iscrivervi al canale. Siamo arrivati a questa quantità di iscritti. Speriamo di arrivare a 15.000 iscritti in modo da fare uno speciale che ho già in mente. Iscrivetevi anche ai miei canali secondari, passate a tutti i miei social. Per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi!